RA1 Aperitime. Barcollo e un po' tracollo. Ma che sballo! Scusate ragazzi, sì. Non basta con le stupidaggini, facciamo le cose serie perché con noi torna Elena Uliana. Elena, ciao, da Roma. Ma ciao Renato, da Roma, sì. Ciao, io che stavo lentando le sale. Da Roma perché siete pronte per Ianua? Siamo assolutamente prontissime. Ciao Renato. Ciao anche a Maria Laura, che ovviamente vorrei che... La gallerista che ha avuto la fortuna di incontrare questa ragazza, oltre che una grande artista, straordinaria persona, che è Elena. Quindi sarà sicuramente una bellissima avventura che vivremo insieme, da partire da domani fino al 17 settembre. Allora, Maria Laura Perilli, ovviamente curatrice di questa mostra, sì. E che ovviamente ha due sedi, la galleria. Io ho una galleria d'arte in Toscana, a Cortona, che ho aperto 10 anni fa, e poi ho questa sede che ho aperto invece non da tantissimo, circa 4-5 mesi, a Roma, e a Via delle Fosse di Castello 2, zona Castel Sant'Angelo San Pietro, e mi sono sempre occupata di giovani artisti, oltre che anche di qualche maestro, ma in particolar modo la mia ricerca è su giovani artisti, e tra questi appunto è nato l'incontro con Elena, e abbiamo deciso appunto di realizzare questo progetto di Ianua, ma che poi rientra un po' nel discorso, diciamo, professionale di ricerca sul figurativo concettuale. Quindi lei ha trovato tutto questo e ho detto no, dobbiamo assolutamente fare qualcosa, dobbiamo far conoscere queste opere e questo progetto interiore, oltre che artistico, che lei porta avanti, che è straordinario, non solo concettualmente, sì, ma anche visivamente. Ti presento anche Alessandro e Marco, che sono con me. Eccoci, per cui ciao, ti lascio Maria Laura. Nelle mani di Alessandro, ciao. Che ha una domanda per te. Ciao Maria. Okay. Sì, Maria Laura, io ho visto il tuo curriculum qui, un curriculum, sì, di studi legati, insomma, alla maturità classica, poi tanta arte e cultura, ma noto però, e sono curioso davvero, perdonami un po' di ironia, uno scivolone nel 2012, ma questo master in diritto dell'energia, operazioni di leverage buyout, ma che ci azzecca, come dicono? No, non ci azzecca niente, come direbbe quel famoso giudice, no? Aiutami, Di Pietro. Santi Lichieri. No, Di Pietro, ma che ci azzecca? Ma di zicche. No, questo è stato difficile spiegarlo anche a tante altre persone, ma c'è una ragione per tutto in realtà. Come sei? Se tu hai visto, io non ho una laurea solo magistrale in beni culturali, ma ho una laurea magistrale in giurisprudenza. Perché in realtà di base io faccio la gallerista, ma ho sempre legato all'arte un ulteriore altro progetto, che è in realtà legato a arte e diritto. Quindi quel master, dato che diciamo scarseggiano un po' in giro percorsi che delineano, che danno sull'arte di Roma, non è molto come negli Stati Uniti qui. Quindi in realtà un percorso di questo tipo te lo devi costruire da sole. Quindi quel master, in realtà, visto così, sembra sulle energie, eccetera, ma in realtà è stato molto utile. No, così sicuramente lo sarà successivamente. Quindi insomma, sto in realtà lavorando ad un altro progetto parallelamente a questo, sempre legato, sì, all'arte, ma c'è di mezzo anche il diritto. Come si suol dire, impara l'arte e mettila da parte. Ecco. No? Oh, vero. Io non so perché, ma credo di essermi già innamorato. Scusate l'ironia, però sì, in effetti questo ho visto il curriculum, ho visto il profilo, io mi sono innamorato, cioè, va bene. Perfetto, vedi, fidanzata, magia dell'etere, magia dell'etere. Fidanzata? È vero. O del tasso etilico, non so, uno dei due. Ragazzi, torniamo all'ordine, parliamo con Elena della sua mostra. Elena, ci sei? Elena. Grazie. Evviva! Grazie Maria Laura. Elena, aspetta che adesso mi innamoro anche di te. Comunque ormai Elena ha già fatto innamorare anche noi, devo dire. Comunque, tra l'arte e la sua bellissima voce e la sua maniera di spiegare. Sì, è vero, ti affascina. Ma ecco, Elena, una domanda. Vai. Subito, Ianua, perché questo titolo? Cioè, cosa significa? Ok, allora Ianua per vari motivi in realtà, perché innanzitutto perché ogni mia opera è Ianua. E Ianua è una parola appunto latina che significa porta. E ogni opera è concepita come una porta, un portale. Anzi, ogni opera contiene più porte, una dentro l'altra. La porta in realtà simboleggia il luogo di passaggio, no? tra due mondi, tra due stati, tra il conosciuto e l'incognito, tra la luce e le tenebre, il sacro e il profano. E per me la porta simboleggia l'accesso a una realtà superiore, la porta del nostro tempio.
Per cui ogni opera Iano è entrata per pure, è scoperta il dentro, il scavo dell'inconscio, è immersione nella profondità del mare. E Giano, da cui Iano ha, è il dio dell'iniziazione, dove appunto iniziazione significa passare sì. da un mondo all'altro, subire una metamorfosi, trasmutare. E Giano custodisce le chiavi per aprire e chiudere queste porte. E per questo, tra l'altro, il simbolo di questa mostra è il mio primo quadro romano che ho creato qui a Roma ed è composto da due grifoni che intersecandosi, oltre a creare innumerevoli simboli, tra cui un cuore alato, ricreano anche la bifrontalità del dio Giano. E Ianua, oltre a tutti questi significati, è anche molto simile al mio cognome Uliana. Manca solo la L praticamente. È vero, potresti scrivere anche un romanzo praticamente. È vero, è vero. Torna a questo nome. Senti Elena, noi ovviamente abbiamo ancora un sacco di domande, ovviamente dobbiamo tenere comunque tempi radiofonici. Se aspetti in linea, andiamo in pubblicità, un pezzettino proprio breve di musica e poi torniamo a parlare della tua arte, perché di domande ce ne sono e ovviamente vogliamo proporre e farti conoscere, perché comunque domani, questo è un punto fermo, esatto. Parte la mostra. Sì. Esattamente, fantastico. Dai, allora un attimo di pubblicità e torniamo. A dopo. State con noi. RA1 Aperitime. Barcollo e un po' tracollo. Ma che sballo! Questa è un'altra delle novità che abbiamo messo, portato con questa nuova ventata di RA1 104.7 a partire da settembre. Ci sarà il disco frisbee per tutti, questa è la richiesta di Fabiana. Leggi bene, Fabiana. Ciao Fabiana, Make me like you. Esattamente, Gen Stephanie. Nel frattempo, Elena, in inglese che è migliorato. Elena è ancora con noi, bravo. Esatto. E allora parliamo e andiamo con. Abbiamo un sacco di domande. Sì. Alessandro, approfitta. Sì, ecco, allora io ho visto qualche foto, però sarei curioso di sentire dalla tua viva voce cosa ci sarà in questa mostra. Cioè, uno spettatore quando arriva lì cosa troverà? A parte te e Maria Laura, certo. Che siete già uno spettacolo, Laura, che siete uno spettacolo, via, dai. Tantissime. Grazie. No, allora, a parte me, Maria Laura, la mostra sarà su due piani, sarà distrutta nei due piani della galleria e iniziamo dal piano terra, dove saranno presenti due opere mortali visibili solo alla luce, che sono Cosmo e Tocco. Per poi scendere nella sala immersiva del piano inferiore, dove troveremo e vedremo quattro grandi opere portate immerse nel buio e che cambieranno la loro visione con differenti condizioni di luce. La discesa nel piano inferiore sarà con una sorta di discesa agli inferi, dove gli inferi sono visti come il mondo sotterraneo, il mondo ctonio. E infatti quando scendiamo fisicamente giù per le scale, scendiamo nella notte, nella caverna, infatti sentite questo rimbombo proprio perché ora in questo momento siamo lì. Siete in quale girone dell'inferno dantesco, scusami. Esatto, siamo completamente immerse in questa stanza ctonia, diciamo, notturna, nella caverna appunto, e siamo circondati da queste opere illuminate, perché il buio, la notte, è simbolo dell'inconscio. È una discesa nel magma, fatto di pulsioni, di desideri, di paure che si celano dentro di noi, ma anche anelito alla trascendenza, estasi. E immergendo gli spettatori in questa camera, aiutati dalla musica, verrà fatto loro vivere il viaggio attraverso i simboli e appunto le falsificazioni di immagini di cui si compongono le mie opere, come veli che uno dopo l'altro verranno tolti e conosciuti per scoprire l'essenza celata, che poi piano piano verrà e diventerà nuda, verrà mostrata la nudità dell'essere, al di là di tutti gli orpelli, di tutte le maniche. Ecco, quindi adesso io ti devo chiedere assolutamente come riesci a concepire le tue opere, perché comunque...
Qui si parla di qui si parla di nudità, ed è stata poi una di quelle opere che mi ha colpito, no? Lava e oceano. Guarda, vedi che se la ricorda, visto? L'avrei scommesso, perché anche la prima intervista, questa lava dell'oceano è tornata. Sì, ma perché comunque la contrapposizione dei colori è molto forte, comunque l'azzurro e comunque l'arancione molto rosso che hai usato. Vedi, pensa per me che sono daltonico. Vedi che lui, ecco, figurati. Vedi che Renato si ricorda i colori. Lasciate Elena all'esplicazione, per piacere. Dai. Come nascono? Certo. Allora, le mie opere, innanzitutto, prima di diventare opere, nascono da visioni, in uno stato in cui dico di connessione. Vedo questa pluralità formare un tutto coerente, un tutto dove ogni forma, ogni colore, ogni simbolo crea qualcos'altro ed è tutto in connessione, connesso. Queste visioni, che in realtà nascono da uno scavo interiore in primis di me stessa, cerco di tradurle in qualcosa che sia visibile. E quando ho una visione è come se avessi e vedessi più opere insieme. Cioè, come dire, io vedo l'opera che sarà vista alla luce e contemporaneamente vedo l'opera che sarà vista al buio con le luci di Wood e quella che verrà vista completamente al buio, in progressione, sono tutte presenti nella mia mente. Elena, perché come avevamo detto ci sono dei cambi di luce che mettono in risalto forme diverse. Esattamente, perché queste opere sono concepite per essere viste sotto diverse condizioni di luce, ovvero ogni luce metterà appunto in luce qualcosa che è sotto, che è inconscio, che è recondito, che viene celato, perché molte volte noi abbiamo tutto davanti agli occhi ma non riusciamo a vederlo. E allora vediamo per esempio la visione alla luce ed è come avere davanti un velo, vediamo i simboli, vediamo le classificazioni di simboli, però rimaniamo sulla superficie. Cambiamo poi la luce e magari immergiamo lo spettatore nella luce di Wood, chiudiamo le luci, allora rimergeranno altre cose, animali, totemici, simboli, che parlano del nostro mondo interiore, che parlano delle nostre paure, del nostro inconscio. E poi magari chiudiamo completamente le luci e arriveremo ad un altro livello in cui molto probabilmente le paure se ne sono andate, in cui noi abbiamo affrontato, e si arriva all'essenza, si arriva forse al dissolvimento della forma per arrivare ad un altro livello di esistenza più alto. Okay. È tutto un percorso da seguire, cara sì. Elena. A questo punto, no? Sì. In seguito a Ianua, con l'accento sulla prima, ok, perfetto. Quali sono i tuoi progetti futuri, oltre al fatto di incontrarci, doverci sposare, ma a livello artistico? Oh, è un chiodo fisso, ragazzi, non c'è niente da fare. Beh, naturalmente, oltre a dovervi sposare tutti e tre. Sì, beh, ovviamente. Tutti e tre. No, vabbè, per forza, tutti e tre, non è che siamo qua a fare le cose fatte, certo. Le facciamo bene, no? Brava. No, anche se ripeto, le mie opere sono classificazioni di simboli, il mio viaggio interiore a questo punto certifichiamo che mattino. E facciamo lo sto viaggio interiore. No, a parte gli scherzi. Sì. Oltre a questo, allora, dal primo al 17 di settembre siamo qui in via della Porta di Castello 2, vi aspettiamo tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, e poi ci saranno 5 giorni di vernissage, perché la gente è parecchia che vuole venire, quindi abbiamo deciso di accoglierli tutti alla grande, il 13, il 14, il 15, il 16 e il 17. Il giorno la galleria sarà sempre aperta, ma il vernissage parte per chi vuole venire la sera dalle 20, e quindi siamo qui e aspettiamo tutti per Yama. Esatto, questo in questi giorni, e poi riparto e andrò a Sacile, a Palazzo Ragazzoni, per allestire i Rideion, il tempio dell'arcobaleno, che rimarrà dal 22 di ottobre fino al primo, no, 22 di settembre fino al primo di ottobre. E poi parto per Torino per Arte Incognita. E lì ti vogliamo, e lì, e dove qui. Scappi? Ma dove scappi? Comincio ad andare in comune. Bravo, fai le pubblicazioni. I documenti. Prenotiamo il ristorante, il fotografo e siamo a posto. Dai, va bene. Senti. Cioè, ma si può fare un'intervista seria che anche l'artista viene coinvolta dalla vostra comicità? Non c'è problema, vuoi una domanda seria? Sì, facciamo allora, ritorniamo. Pensa, abbiamo parlato mezz'ora di arte e adesso? Elena, guarda, ti voglio chiedere una cosa, ma devi essere concisa. Vorrei sincera. Che tu in poche parole riuscissi a condensarmi il concetto di arte. Che cos'è per te l'arte?
Ok, concisa è un po' difficile, ma cercherò, cercherò. Concisa è difficile, lo so, vedi che è un peperino. Però svenuto, proviamo, no, proviamo, no, e proviamo, vai, vai, vai. È per quello che ci piace, esatto, è esatto, un peperino. Esatto, esatto. Vai, che cos'è per te l'arte? No. Abbiamo parlato prima di nudità, di essere nudi, quindi arte per me, come la concepisco io, è appunto un donarsi, un denudarsi completo agli occhi di chi guarda. E se lo spettatore appunto in ascolto, guardando una mia opera, può vedere tutto. Poiché la cosa fantastica appunto dell'arte è che non essendo discorsiva è tutta presente, c'è dentro tutta la tua vita, tutta in un istante condensata. Una bella interpretazione, no, davvero. Io no, a parte di scherzo, mi sono trattenuto, adesso... ma vorrei dire una parola. No, brava. No, davvero, davvero. A me piace questo modo di vedere e di descrivere l'arte. Io per quello sono voluto venire anche questa sera, perché mi ha conquistato Elena, perché mi faceva vedere. Vedi, anche il percorso che lei descriveva prima, è un modo diverso di andare a una mostra d'arte. Uno va e viene accompagnato in un percorso che ha una logica. Capisci? Sì, perché spesso tu entri prima e non sai come interpretare. Ma soprattutto è difficile trovare l'artista che può spiegarti, esatto, quello che vuole rappresentare, esatto, nella musica piuttosto che nella pittura, piuttosto che nell'architettura. Sarebbe interessante, come fai tu, Elena, che anche gli altri ti dicessero: senti, questo quadro se lo guardi così, però assume una connotazione diversa, esatto, e tu puoi dare la tua. Questo è molto interessante, davvero. Brava. Ribadisco che ti vogliamo a Torino. Brava, davvero brava, soprattutto quando parlavi di nudità. Ecco, vedi, cioè, non ce non la riesce, fa, non riesce, ma neanche se lo leghiamo, ma siamo ancora ad agosto, ma neanche se gli stacchiamo. Ah, ecco, capito, per quello. Sono appena tornato. Da domani muta. Tra l'altro, voi non avete fatto neanche la vacanza, quindi. No, praticamente alla fine qua un full immersion, perché da quando ci siamo sentiti l'ultima volta, allora, per programmare questa mostra, che è toccata in fuga, perché è stato veramente qualcosa di allucinante. Ci siamo messi al lavoro con tutto il gruppo lavorativo, però è stato talmente bello, devo dire, lavorare con Elena, che è meglio di una vacanza. Veramente un percorso in realtà molto utile anche per me, sinceramente, interiormente, penso che chiunque verrà questa mostra sarà naturale comunque farsi delle domande, quindi magari anche dico chi viene e vedrai qua. Se vorrà potrà anche comunque, c'è la forza e il coraggio a raccontare cosa prova, perché comunque scatena, c'è sicuramente un'empatia molto forte che si crea all'osservatore davanti alle opere, quindi è veramente emozionante, non perché devo mettere pubblicizzare, eccetera, ma è vero, credo sia una delle mostre più intense che ho avuto la fortuna di realizzare. Bene, con te invece, Maria, ci vedremo al prossimo Master in Economia, vero? Ci dobbiamo vedere, parteciperò anch'io, spero di incontrarti. Ragazzi, io ringrazio molto per essere state con noi, molto disponibili, molto divertente, perché comunque è giustamente un grande lavoro che avete fatto, ma è stato simpatico e anche travolgente, certo, spiegarlo come l'abbiamo fatto. Davvero. Veramente grazie. Vieni su anche tu a Torino, Maria, oppure solo Elena? Renato, ti puoi riformulare la domanda? Perché non l'abbiamo sentito. Ho detto se viene su anche Maria Laura a Torino, oppure viene su. Anche perché che gli è mena, capito? No, anche perché io vi amo entrambe, quindi cioè, non è che può venire solo il 50%. Perfetto, ragazzi, io vi auguro ovviamente una buona serata e soprattutto in bocca al lupo, grande. Ciao ragazze, ciao. E salutatemi Roma, perché Roma è ciao. RA1 Aperitime, Barcollo e un po' Tracollo, ma che sballo!